una rappresentazione unica e irripetibile, proprio come la vita. Quando poi però questa vita scappa via troppo presto, allora c'è il ricordo a renderla immortale. A Barbara Paolone, manager dello spettacolo, scomparsa 4 mesi fa, è stato dedicato Stelle, spettacolo teatrale presentato oggi in comune a Pescara e in scena il 28 aprile al Circus. L'emozione è il ricordo amorevole del compagno di vita di Barbara, Vincenzo Olivieri, che ha ideato l'evento. Senti Vincenzo, tra i mille ricordi che ti legano a Barbara, qual è adesso il flash, quello che ti viene in mente? Beh, i momenti ce ne sono stati tantissimi, perché noi condividevamo non solo la vita diciamo da moglie e marito, ma anche professionale, quindi è chiaro che io sono fermo fra l'altro con il lavoro da novembre, perché non mi è stato possibile insomma fino adesso. Diciamo che questa è una sorta anche di rientro mio ufficiale nell'ambito del spettacolo, perché poi ci sono già contatti, quest'estate sarà molto intensa per me e quindi porterò con me Barbara sul palco questa volta, lei stava sempre al di là, per farle vivere e per vivere insieme queste emozioni di fronte al pubblico che verrà a trovarci. All'iniziativa c'è stata un'adesione pazzesca, saranno oltre 30 gli artisti presenti con la volontà di celebrare il fantastico viaggio dell'esistenza tramite le varie forme artistiche del canto, della musica, della danza e del racconto. Direttore artistico dello spettacolo Milo Vallone. I proventi della vendita dei biglietti saranno devoluti in beneficenza, come ha ricordato in collegamento da remoto la dottoressa Sabrina Vennarini, responsabile della struttura semplice di radioterapia dei tumori solidi pediatrici della Fondazione dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Infine il sindaco Carlo Masci ha ricordato il legame profondo che Barbara aveva e continua a avere con Pescara.